Ciao a tutti e bentornati al mio canale. Oggi andremo a realizzare questa borsa. Avete visto la foto nell'anteprima? È una borsa in pelle che ho dovuto lavorare all'uncinetto per recuperarla perché è una borsa ancora buona, però siccome alcune parti del pelle sono rovinata, quindi ho dovuto fare questo lavoro. È un lavoro che può aiutarvi a realizzare anche altri lavori, anche comprando dei kit zipper e cominciare a lavorare da sopra invece di lavorare da sotto e poi in maniera di ricoprire il bordo in questo modo. Ho dovuto anche fare una tecnica per far uscire i manici, il laterale per la tracolla, anche il fondo come l'ho dovuto cucire in questo modo. Quindi se volete vedere il lavoro come ho fatto, continuate a guardare i video. Se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi e cliccare la campanella per la notifica dei prossimi video. Andrò a fare anche altri per recuperare altri oggetti. Quindi non dimenticate gli appuntamenti e seguitemi. Adesso passiamo al tutorial. Adesso iniziamo a lavorare questa borsa e andrò a utilizzare sempre il cordino che mi è rimasto dai lavori, aggiungendo anche altri colori. Per fare i fori qua nel bordo ho utilizzato questo che utilizzo anche per fare il fondo per la borsa, che la utilizzano anche per fare i buchi nelle cinture. Non è altro che misurare mezzo centimetro di spazi e poi fare i buchi. Prendiamo l'uncinetto, andiamo a fare punto catenella partendo da qui da dietro. Quindi inseriamo l'uncinetto. Sto utilizzando uncinetto numero 3. Inseriamo e facciamo punto catenella intorno. Continuiamo a lavorare punto catenella fino alla fine del giro della borsa, quindi fino ad arrivare qui. Ho terminato di lavorare intorno, arrivando a questo punto tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. Siamo di dietro. Adesso iniziamo la lavorazione. Abbiamo terminato di fare il punto catenella. Agganciamo da qui, prendiamo il filo, andiamo a lavorare in un'asola, due maglie basse. Nel successivo una maglia bassa, quindi dobbiamo andare a alternare. Due maglie basse, due maglie basse e una maglia bassa. Quindi continuiamo a ripetere due maglie basse e una maglia bassa fino ad arrivare alla fine del giro. Quindi fino ad arrivare qui. Ho terminato il primo giro. Chiudiamo con una maglia bassissima. Una catenella e lavoriamo un giro di maglie basse senza aumentare. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima. Una catenella, terzo giro, lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine del giro.
Ho terminato di lavorare il terzo giro. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella. Adesso lavoriamo una maglia bassa in costa in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il quarto giro. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e lavoriamo una maglia bassa normale in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima. Il bordo dovrebbe girarsi così. Quindi continuerò a lavorare maglia bassa fino a coprire questa fascia per arrivare dove c'è il manico, perché io dovrei fare le catenelle per fare passare il manico per continuare a lavorare poi il punto scelto per la borsa. Quindi continuo a lavorare fino ad arrivare qui. Ho terminato di lavorare questa fascia. Adesso chiudo con questo stile qui. Per chi non vuole avere qua delle righe, chiudo e lavoro una catenella. Adesso devo andare a lavorare un'altra maglia bassa. Qui dove abbiamo il manico, devo fare delle catenelle per arrivare dove ho messo già il marcapunto. Da qui a qui devo lavorare maglia bassa normale, però da qui a qui devo fare 5 catenelle volante. 1, 2, 3, 4 e 5. Rientro qui dove ho messo il marcapunto e lavoro una maglia bassa. Così abbiamo il manico libero. Continuo a lavorare una maglia bassa in ogni punto qui. Fino ad arrivare dove abbiamo quest'altro marcapunto. Ho terminato di lavorare maglia bassa fino a dove c'è il marcapunto. Adesso facciamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. E contiamo 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo a inserire qui. Andiamo a inserire qui e lavoriamo una maglia bassa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare qui all'angolo e facciamo la stessa cosa facendo delle maglie, delle catenelle volante per poter far passare questo anello a D, questa mezzaluna per la tracolla. La stessa cosa che abbiamo fatto qui per far uscire il manico, dobbiamo ripeterlo da questo lato. Quindi continuiamo fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare questo giro. Abbiamo fatto passare i manici, anche il laterale, per la tracolla. Adesso chiudiamo
il giro e lavoriamo un giro di maglie basse. Dobbiamo lavorare anche nelle catenelle. Continuiamo a lavorare così fino alla fine del giro. Ho terminato di fare l'ultimo giro con questo colore. Arrivando a questo punto, tiriamo il filo e chiudiamo il lavoro facendo l'assola di chiusura. Tagliamo il filo e lo andiamo a bloccare sotto qui. Sempre con l'uncinetto numero 3 prendiamo il colore contrasto e andiamo a scegliere un punto. Io inizio di qua, aggancio il filo, una catenella e lavoriamo una maglia bassa nello stesso punto. Saltiamo 1, 2. Nel successivo lavoriamo 5 maglie alte, quindi andiamo a lavorare punto ventaglio o conchiglia, come lo volete chiamare. Quindi 5 maglie alte nello stesso punto, saltiamo 1 e 2 e lavoriamo una maglia bassa nel successivo. Quindi dobbiamo andare a ripetere questo motivo. Una maglia bassa saltando 2, 5 maglie alte saltando 2, una maglia bassa. Dobbiamo ripeterlo fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il primo giro di ventaglio, punto ventaglio, chiudiamo qui, saltiamo le ultime due maglie basse, entriamo qui e chiudiamo con una maglia bassissima. Per adesso dobbiamo andare a lavorare in tondo senza chiudere più, quindi saliamo con 3 catenelle e facciamo 5 maglie alte qui. Dobbiamo alternare il punto. Al centro di questo ventaglio lavoriamo una maglia bassa. Saltiamo questo 2 maglie alte dove abbiamo maglia bassa, lavoriamo punto ventaglio, che sarebbe 5 maglie alte. Ho terminato il secondo giro del punto ventaglio. Vi faccio vedere qui
come continuo a lavorare in tondo, però dovete ricordare che qui è l'inizio, quindi non vado a chiudere qui a maglia bassissima, che sarebbe anche bello, però continuerò a lavorare in tondo, quindi entro qui nel terzo maglia alta del ventaglio e lavoro direttamente maglia bassa e poi continuo a lavorare 5 maglie alte. E maglia bassa nel ventaglio, quindi continuo a lavorare in tondo fino a coprire la lunghezza della borsa e poi vi faccio vedere come chiudere il fondo. Ho lavorato un po' di giri con il colore Bordeaux. Adesso, arrivando al punto dove avevo iniziato, prendiamo l'uncinetto, chiudiamo con una maglia bassissima qui, una catenella e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Qui dove abbiamo maglia bassa, lavoriamo mezza maglia alta per pareggiare un po' il bordo. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto delle 5 maglie alte che formano il ventaglio e poi qui dove abbiamo maglia bassa lavoriamo mezza maglia alta, continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro facendo l'asola di chiusura. Lo blocchiamo qui. Per completare la base, per chiudere la base, prendo un altro filo di colore nero, vado a inserirlo qui a caso dove vogliamo e cominciamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando a questo punto, prendiamo l'asola e lo passiamo così. Invece di chiudere con la maglia bassissima, lo passo così e poi lavoro una catenella e lavoro una maglia bassa. Quindi continuerò a lavorare maglia bassa, giri di maglia bassa per poter coprire il fondo. Arrivando a questo punto, ho tagliato il filo, chiudiamo con l'asola di chiusura e andiamo a fissarlo all'interno.
vi faccio vedere come andrò a cucire qui sotto. Piegherò tutte e due così, qui all'angolo farò rientrare un po' così. E poi chiudo in questa maniera. Con ago e filo vado a cucire prendendo le due assole. Quindi continuerò così fino alla fine. A quest'angolo pure farò questo gioco di fare rientrare un po' e poi uscire. Ho terminato di cucire il fondo della borsa. La nostra borsa è pronta, potete cucire anche il vostro logo. Mi potete seguire su social. Grazie per aver guardato i video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!